Benvenuti. Oggi vediamo insieme lo strumento timbro clone. È uno dei miei strumenti preferiti quando si tratta di fotoritocco. Strumenti preferiti, ma io non lo uso praticamente mai. Nel senso che al di là che bisogna sapere quando usarlo, lo usi quando sei veramente nei guai, e quando sei veramente nei guai lui ti salva. Vediamo, in questo caso vogliamo eliminare le persone da questa fotografia scattata in strada. Vediamo che cosa succede se usiamo il nostro pennello correttivo al volo su questa persona. Allora, vediamo che qui ha fatto un lavoro abbastanza decente. La persona è sparita, con qualche difettino che vediamo qui, però diciamo che è passabile. Vediamo invece che cosa succede se lo usiamo qua. Qui, come potete vedere, queste due persone si trovano su una riga. E vedete che qui lo strumento si confonde e mi va a campionare in maniera errata. E di nuovo vedete che l'immagine non è perfetta. Allora, in questo caso è molto meglio usare lo strumento timbro clone, che troviamo qui e che si richiama con il tasto S della nostra tastiera. Questo strumento funziona semplicemente campionando da un punto preciso e poi andando a riprodurre la stessa texture su cui abbiamo cliccato nel punto in cui andiamo a pennellare. Per cui in questo caso io non faccio altro che scegliere un angolo, in questo caso scelgo questo, dopodiché mi posiziono all'incirca nello stesso punto e vado a pennellare. E potete vedere che sto eliminando le figure tenendo esattamente la texture reale che c'è nel punto in cui ho cliccato. In questo caso, se la facciamo bene, con molta attenzione e molta cura, vedete che il risultato è nettamente migliore. Qui ho preso un pezzo di quest'altra persona qui, però a questo punto vado a ricampionare magari da qua, ricampiono, mi scelgo un punto fisso, ricampiono dall'angolino e vado a sostituire. E vediamo che il risultato è nettamente migliore. Ho preservato quella che è l'architettura naturale andando a scegliere di volta in volta. Con il pulsante Alt si può scegliere il punto da cui cliccare e dopodiché si può andare a pennellare sopra la sezione che vogliamo rimpiazzare. Per esempio, io clicco e campiono da qui, poi mi posiziono qua e vado a cancellare anche questa figura. Qui adesso l'ho fatto male, però il concetto è che facendolo bene, rispettando bene le righe, è possibile mantenere tutta quella che è l'immagine originale sotto e cancellare soltanto i dettagli che non ci piacciono. Ovviamente questo strumento può essere utilizzato anche per il fotoritocco sul viso, può essere utilizzato per qualunque scopo vi venga in mente. È molto utile anche quando bisogna campionare da una fotografia che presenta una trama, come in questo caso sulle grate. Se io campiono da un angolo della grata, poi mi posiziono su un altro angolo in un altro punto e sono in grado di riprodurre la texture originaria su cui ho cliccato. Questo viene molto utile in diverse occasioni. Bene, spero che vi sia stato d'aiuto in qualche maniera. Rimanete sintonizzati se volete saperne di più. Siamo quasi a metà degli strumenti, tenete duro e prima o poi cominceremo a divertirci usandoli anche.